Un salutone a tutti, bentornati nel mio canale. Come state? Spero tutto bene. Ed eccomi qua con un nuovo video a parlare di una bella partita. Marocco-Comor, o Comore, non so come si pronuncia. Comunque, il Marocco che vince 2-0, il Comore, chiamiamolo così, non ne sono neanche sicuro se si pronuncia così, perde la sua seconda partita consecutiva e non si qualifica. Niente qualificazione agli ottavi di Coppa d'Africa e viene eliminata subito nella seconda partita. Credo che il Marocco sia qualificato perché sono tre le giornate. Da quello che capisco, sì, sono tre le giornate e il Marocco si è qualificato e il Comore no, ma comunque al Comore gli ha salvati il portiere, perché il Comore, nonostante tutto, la partita sarà fatta, cioè sarà fatta un po'. È riuscita a difendersi, è riuscita a farsi la partita e basta, a dare il suo. I giocatori hanno dato il loro, ma è finita così. E assolutamente questo risultato poteva finire molto, 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 molto più ampio. Poteva essere più alto, ma anche tanto poteva essere una partita con tantissime reti. Ma comunque il Marocco non ha avuto freddezza avanti. Ma comunque, ragazzuoli, prima di iniziare, vi chiedo di lasciare un bel mi piace. Iscrivervi al canale e attivare la campanella per restare aggiornati su qualsiasi video che caricherò e inizierei proprio a parlare. Allora, c'è da dire. Primo tempo, arriva il gol di Salim Amelleh. Primo gol, bellissimo, bello, perché dopo un tiro, non ricordo di chi, rimpalo, e poi prende lui palla, chiamiamolo Salim per non dire tutto il nome intero. Salim prende palla, ne scarta due, e boom, tira, gol, bellissimo proprio il gol, bellissimo il gol. E poi anche il secondo gol, bellissimo, che viene dopo tantissime, 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 ma tantissime proprio occasioni. E il secondo gol, anche lui, è bello di Zaccaria, che è entrato dalla panchina. La scorsa l'ha fatta da titolare, ma comunque bel gol, due bei gol costruiti bene. C'è da dire che il Marocco, a differenza della scorsa partita, ha cambiato un po' di mentalità, ha recuperato un giocatore importante che è il Kabi, avanti, che è una punta molto 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 fisica. Ayoub il Kabi, che è una punta fisica molto 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 fisica, che a me sinceramente piacciono i suoi movimenti, perché i suoi movimenti hanno aiutato troppo, cioè hanno dato un po' un aiuto al Marocco avanti, nonostante lui sinceramente non ha segnato, ma è stato di aiuto, perché in fin dei conti credo che abbia fatto una buona partita, e la sua presenza avanti è servita, cioè è servita a fare la differenza. Poi gli altri, Amrabat ha fatto una buona partita, fase difensiva buonissima, Hakimi come un treno, come una freccia rossa, proprio come un treno che boom boom boom, tic-tac, Messina anche lui fase difensiva buona, e tutto il resto, il Marocco ha fatto una buona partita, ha dominato, ma non c'è stata una cosa: la freddezza avanti, perché le occasioni sono state tantissime, tantissime, ma è mancato l'ultimo tocco, pa diversi passaggi sbagliati, la freddezza avanti, avanti, è mancata. È questa, freddezza avanti alla porta, in area di rigore non sono stati freddi, non sono stati sicuri, perché le occasioni sono state tantissime. Almeno nel primo tempo il Marocco poteva segnarne 3, 4. Occasioni tantissime, cioè non c'è tantissimo da dire in questa partita. Bonu non ha avuto nulla di che. Nessir è entrato nel secondo tempo, ha sbagliato il rigore, calciato malissimo, messo subito nei piedi del portiere Ben Boina proprio, ha fatto anche lui una buona partita, ha salvato anche, fatto, ha, anche delle paratone, fatto due paratone, una e poi l'altra, ma comunque ha fatto una buona partita. Il Comorè ha difeso bene, ha provato ad attaccare, nulla di che. Sull'1-1, sull'1-0 il risultato non era assolutamente sicuro. Marocco poteva segnare ogni minuto, ogni 2x3, perché creava, dominava, ha dominato il Marocco, ha giocato bene, ripeto una volta, rispetto alla scorsa partita. Marocco ha fatto una buonissima partita, ma manca la freddezza. Il Marocco deve migliorare avanti, in attacco i giocatori devono essere più freddi, essere più decisivi, perché questo Marocco, se continua così, può andare assolutamente avanti, perché basta
basta entrare con la giusta mentalità, basta fare una buona partita, i giocatori ci sono, le qualità ci sono, i giocatori sono la maggioranza, quasi tutti sono giovani, l'esperienza non c'è tanta, ma comunque la qualità sui giocatori c'è, in fase difensiva a posto, in attacco c'è qualità sinceramente, ci sono vari giovani ma c'è qualità, ci sono anche giocatori che hanno esperienza, ma ripeto un'altra parola, la qualità nei giocatori c'è. Qualità nei giocatori, se serve solo continuità, serve solo freddezza avanti alla porta, serve solo che i giocatori siano decisi, decisivi, de devono essere decisi, devo passare a lui, devo segnare, sì, questo è un pallone da gol, devo segnare, sì, per forza, cioè, decisi e manca la freddezza avanti alla porta, nell'area di rigore, stop, assolutamente, non aggiungo assolutamente nulla. Per primo tempo dominato, secondo tempo pure lui, ripeto, occasioni tantissime non sfruttate, occasioni tantissime non sfruttate. Ragazzuoli, assolutamente qua in questo video qua ho finito perché non, come ridico un'altra volta, le parole da dire non ne ho assolutamente tante perché, come ho detto, Marocco, scusatemi per la ripetizione, buona partita, tante occasioni non sfruttate. L'ultimo tocco in alcune situazioni non c'è stato, diversi passaggi sbagliati. E in questo bisogna assolutamente migliorare nel fare passaggi, c'erano passaggi semplici e poi i giocatori a volte sbagliavano l'ultimo passaggio. L'ultimo passaggio è quello importante, l'ultimo passaggio è la conclusione e il concludere l'occasione. E basta, stop, stop. Fin dei conti, il risultato era quello importante. Marocco, se non, cioè, neanche se non sbaglio, sono sicuro. Poi ditemi nei commenti, ma comunque Marocco si è qualificato. Si è qualificato ed è tutto a posto. Mi manca l'ultima partita che sarà contro il Gabon, sì, che è l'ultima partita, sì, sono proprio sicuro. È l'ultima partita, ma comunque contentissimo che il Marocco si sia qualificato. Ebbene, contentissimo, contento per il risultato, prestazioni, poteva essere migliori, i gol potevano essere assolutamente di più, almeno 4, almeno 5, lì la partita poteva essere anche migliore, ma contentissimo, ripeto una cosa, contentissimo, felice di questo risultato. Ragazzuoli, fatemi sapere la vostra nei commenti se avete visto la partita, ditemi la vostra nei commenti. Lasciate un mi piace per supportare il canale, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per restare aggiornati, attivando la campanella per restare aggiornati su questi video che caricherò. E niente, ragazzuoli, vi mando un grandissimo saluto e ci becchiamo al prossimo video. Ciao a tutti!